testa, perché in un momento di difficoltà come questo per la politica, dove i cittadini e gli appassionati sono sempre più lontani dalle istituzioni, dalla partecipazione democratica, il fatto che nella città più importante della provincia, nella città più grande per dimensione della provincia, 1700 cittadini chiedono di aderire al Partito Democratico, credo che sia un momento di festa, sia un momento di festa innanzitutto per il Partito Democratico, perché vedete, soprattutto il Partito di Sicilia, e lo vediamo in queste ore, in questi momenti di trattative, di complicazioni nella gestione del governo regionale, vive un momento di grande difficoltà, annaspiamo spesso affossati nelle tensioni fra correnti, in questo partito quadermocentrico che rischia di essere messo nuovamente in discussione da un assetto del governo che maturerà nei prossimi giorni. Il fatto che liberamente, spontaneamente venga dalla base, da questa partecipazione popolare, questa voglia di scommettersi accanto al Partito Democratico, credo che debba essere colta nel suo aspetto più semplice ma anche più profondo, che è quello della politica come servizio. Credo che è stato uno degli aspetti che è stato affrontato al momento anche della sottoscrizione, quello di aderire al Partito Democratico per esprimere le proprie idee, la propria posizione, che non per forza deve coincidere con una gestione, ad esempio qua da Cireale, che negli ultimi anni del partito è stata molto discussa. Il secondo aspetto è quello che io e i miei amici abbiamo sempre pensato alla politica come servizio. Credo che questo elemento non ce ne deve mai abbandonare al mondo. Cioè la politica come servizio nei confronti di chi sta accanto, nei confronti del prossimo, nei confronti anche della città che ti ha dato, come dire, a cui, nella tua città di origine dove vivi, dove lavori, dove fai presso il proprio servizio, dove presti il servizio. E questo non lo dobbiamo mai dimenticare. L'idea invece di chiudersi attorno a nicchie di potere, cerchie familiari, recinti più o meno larghi, per chiudere e non dare la possibilità di servire la propria comunità, di aprire, di fare crescere il partito e di rinchiudersi nella propria nicchia di conservazione, credo che sia non solo contro il dettaglio, lo statuto del Partito Democratico, ma sia soprattutto contro il nostro modo di fare politica, e credo che questo debba essere sottolineato oggi. E l'ultimo aspetto è quello che mi sta più a cuore, è che ad Acerati in questi anni abbiamo lucrato, oltre alla politica, rapporti personali con Mario Profondi. Il fatto di essere qua ancora una volta, quando Salvo La Rosa a tavola della presidenza, e vedere in aula, in sala, Salvo La Rosa, Gaetano Grasso, Tina Danna, Gaetano Pumperi, il gruppo storico che ha lavorato in questi anni, ha sofferto per magari perché tante cose non sono andate come volevamo nella gestione del partito, oggi si riparte con la consapevolezza che è un'altra battaglia, un'altra sfida, e al di là delle battute insopportabili di chi vede in marcia ogni cosa, di chi parla di scalate, di opera, qua non ci sono le scalate e ne opera, qua c'è soltanto una richiesta forte della città, c'è il gruppo storico che, come ha fatto altre volte, ancora una volta si misura una battaglia politica per la città, una battaglia che è fatta sì di tradizione ma anche di rinnovamento, di voglia di scommettersi, e soprattutto è fatta di amore per la propria città e per la propria comunità, quello che forse non ha contraddistinto scelte che si sono chiuse attorno al recinto che hanno riguardato altri iscritti. Grazie a tutti. Non ha girato solo una cosa forse che ho visto seduto in ultima fila, come quelli che non vanno bene a scuola, è stato lì. Io avrò tanti difetti, ma sono un deputato che sta nel territorio, gira tanto, eccetera. Trovare assemblee di partito così partecipate in questo momento non è facile. Qua c'è un grido forte della città e la politica non può rispondere. Quindi io sono convinto che ci sono tutte le condizioni affinché non solo la città riparta con la marcia giusta, che è la cosa più importante, ma affinché ci sono le condizioni, affinché questo partito, il Partito Democratico, riparte e si rilanci la cena. Grazie a tutti. Sei nei 1700 di anni. No, io non posso essere nei 1700 di anni. No, no, non sarà bene, perché devo dire che fossi mortale. Io ti ascolto, ti ascolto. Allora, domanda, scusa,
prego, prego, ascolta. Intanto voi sapete le battaglie, io faccio parte del primo circolo, sono stato l'unico che ho votato in questa sala il 2 di agosto contro i risultati che ci sono stati. Però avevo detto, ho avuto un rapporto con qualcuno di voi, che c'erano già allora le condizioni per fare quello che voi volete fare oggi. Perché? In base alle scamotage che avevo trovato, perché praticamente quando io ho ingaggiato il segretario provinciale del Partito Democratico, tal, non so come si chiama, Napoli, ha detto scusa, perché dobbiamo fare il congresso del Partito Democratico il 2 agosto, che nemmeno per i funerali di Togliatti del 23 agosto del 64 il partito riuscì a riunire, perché era una cosa incredibile, ho scritto nei miei post e mi dice. Allora lui mi disse, guarda, dobbiamo fare il congresso del Partito Democratico il 2 di agosto, perché questa è una propaggine, un prolungamento del congresso che doveva essere fatto a novembre, e lo facciamo ora anche se abbiamo le mani corte e stiamo pranzando, ma è come se fossimo nel mese di novembre. Allora gli ho detto scusa, ma se siamo nel mese di novembre, il gruppo che ha rotto col Partito Democratico formalmente ha il diritto di votare. E quando il vice segretario mi rispose, Jacopo Torrisi, io me ne fosse del Partito Democratico, io portai la camera qua e detto. Nel fotto delle regole del Partito Democratico io in assemblea dissi, guarda, ho portato la camera apposta, se tu la vuoi ripetere ora davanti a tutti, io lo mando a porta al Matteo Renzi. Allora, io voglio dire che c'erano già le condizioni a posto per far nascere questo circolo, perché bastava, anche perché il numero che avete esplicitato voi, 25 votanti, se 20 di voi venivate all'assemblea del Partito Democratico di agosto, noi avremmo già fatto quello che voi volete fare oggi. Mario, ti rispondo a poco, non siamo stati invitati al congresso del Partito Democratico. Non c'era bisogno, eravate iscritto come erano loro, perché questa era una propaganda nel PD, cioè bastava che formalmente vi presentassi in quell'assemblea qua, in quest'aula. Poi voglio dire alcune cose, io ero venuto per il Partito Democratico, non per il panegirico dell'amministrazione, che tutto sommato sta dando risultati, perché te lo voglio ricordare qua pubblicamente, un'amministrazione che boicotta sostanzialmente l'unica iniziativa che può dare lavoro in questa città, non per me non è un'amministrazione. Allora il sindaco di Acireale qua, posso dirlo, era stato invitato su una mia iniziativa al CLA di Roma, dove hanno partecipato delegazioni tutto il mondo. Il sindaco mi ha scritto all'evento, il sindaco ha disertato, mi ha fatto fare una cattiva figura a livello nazionale, è giusto, ha disertato questa manifestazione, e quindi io penso che il sindaco che va alla manifestazione dei Trunzi e rinuncia. E foneranno gli altri 25, no, 23. Comunque hai ragione, voi non avete l'ultima cosa, quando io voi evidente che all'estero ci sono 11 circoli nel PD, ma c'è un solo circolo, un solo PD, se voi volete far nascere sì, no, deve essere unico, c'è assolutamente, così sarà. Bravo Mario, no, guarda, così non, cioè, ma qui, scusa, c'è.